Bene, buonasera a tutti, benvenuti a Legge Leofovia. Siamo in compagnia di Lucia Spiri e del suo compagno, che non mi ricordo il nome, comunque è presente qui con noi, poi magari ce lo dice lui. E Ciao siamo Vinny. per parlare e commentare la conferenza stampa che abbiamo fatto insieme lunedì a Montecitorio, organizzata da Rita Bernardini, deputata radicale, una conferenza stampa molto particolare, nella quale abbiamo trattato di due argomenti, che sono la cannabis terapeutica, l'accesso al farmaco da parte dei malati, ma anche la libera coltivazione domestica, che è un'altra forma di libertà di accesso, anche quella. E in questa occasione abbiamo anche Rita, ha seminato dei semi di canapa dentro i vasetti, e non so se avete visto, oggi c'è la fotografia su Facebook che è nata, è spuntata, l'avete vista, vero? Queste piccole piantine, queste piccole bambine bellissime, alle quali auguriamo veramente tanta salute e di crescere bene lì dove si sono. E quindi parliamone insieme e commentiamo un po' questa giornata e un po' anche come l'avete vissuta, il viaggio. Voi siete venuti insieme a Andrea Triscioglio, giusto? Siamo partiti noi da Lecce, siamo arrivati a Foggia, abbiamo trovato lui e abbiamo fatto il viaggio insieme, un viaggio fantastico proprio. Cioè abbiamo avuto la forza di venire da Lecce proprio grazie al farmaco, alla cannabis, perché altrimenti io il farmaco sarei allettata. Chiaro. Quindi non avrei avuto la forza anche di venire a fare questa bellissima esperienza. Senti, Lucia, te da quanto è che ti curi con la cannabis? Da quanto tempo è che ti curi con la cannabis? Tempo, da un anno ho iniziato a prenderla, però praticamente è successo che, siccome il medico, il dottore all'inizio mi ha dato, ho fatto ricovero in ospedale per 6 giorni, poi mi ha dato 1 grammo al giorno, però quando sono uscita dall'ospedale mi ha detto: mi raccomando, usala con parsimonia. Ok, con questa parsimonia diciamo sono stata male alla fine, perché dover centellinare questo grammo, farlo durare anziché 1 mese, 3 mesi, finché ti arrivi la copertura per stare coperta, che poi non stavo coperta perché comunque andavo a finirlo prima il farmaco, sempre, ogni mese. Il dottore mi diceva: la cannabis crea psicosi. E io all'inizio ho detto: ma no, non è vero. Ma poi ho detto: sì, è vero che crea psicosi. Se io rimango senza farmaco, è vero che me la crea la psicosi, La cioè è psicosi quando non ce l'hai, normale. certo. E Quando non c'è, sì. senti, l'effetto benefico del farmaco l'hai percepito immediatamente fin dal primo momento che l'hai avuto? Ne hai avuto Sì. immediatamente un effetto benefico rispetto ai sintomi che avevi? Ovviamente, diciamo che ci mette un po' ad entrare in circolo, però dopo 3 giorni è arrivato proprio dove deve arrivare, dappertutto. Poi È molto emozionale, è rilassata, ha appena fatto la terapia, ha fatto il vaporizzatore, quindi sta come deve stare, dura, sta Ok, bene, senti, è emozionata anche da sì. E quindi questa esperienza, diciamo, col fatto di quanta dose te ne era stata assegnata all'inizio? Qual era questa parsimonia da parte del medico? parliamo della parsimonia. Sì. Allora, 1 grammo al giorno. Sono uscita dall'ospedale con 6 vasetti che mi dovevano durare, dovevano bastare per 1 mese, però in realtà il dottore mi ha detto che lo devi anche far durare 3 mesi, perché ci vogliono 3 mesi affinché mi arrivino le 18 confezioni che mi servono per la copertura dei 3 mesi successivi. Ecco, Sì. quando
quando si intraprende questa terapia, sì, è vero, la terapia è dietro dell'informazione stare 3 mesi con un grammo centellinato. Sono stato un anno Senti, stiamo parlando del Bedok, vero? sì, Stiamo parlando del sempre Bedok, vero? di questo. Che sarebbe il farmaco prodotto dal Ministero della Salute olandese, esatto, questo viene prodotto dal Ministero della Salute olandese, sono piante di canapa che sono prodotte praticamente, diciamo, non sono del tutto naturali, perché comunque sono femmine prodotte per talea, come molte di queste piante che vengono prodotte in Olanda, sono prodotte con luci artificiali, però l'unica differenza rispetto a una pianta come può crescere in casa di tutti è che queste vengono irradiate, perché siccome poi finiscono in mano a persone che magari sono immunodepresse, che hanno patologie di questo genere, per cui vengono irradiate con raggi gamma per disinfettarle. Al di là di Sì. questa irradiazione, la pianta è esattamente quella che si potrebbe ottenere che si potrebbe ottenere da una coltivazione domestica praticamente. Giusto? Ho detto cose giuste? Sì, però la coltivazione domestica non prevede raggi gamma. No, certo, questo è un aspetto interessante, comunque, perché chi poi deve usarla magari per casi appunto in cui ci sia come sintomo l'immunodepressione, ha una certa importanza che sia sterile. Ora, questo non so fino a che punto, però non è il tuo caso naturalmente, io parlo di per esempio di terminali, tumori, di AIDS, in questi casi il fatto che sia sterile ha un senso, perché comunque si va a parlare di persone che hanno un sistema immunitario ormai Sì. molto Devo molto basso. Te di che cosa sei ammalata, Lucia? Qual è la tua malattia? simultiplare. Sclerosi multipla, e da quanti anni è che sai di averla? 12 anni ho la diagnosi da 12 anni e praticamente appena mi è stata diagnosticata subito. Su internet sono andata alla ricerca delle varie cure, tra le quali poi ho visto che c'era anche la cannabis e subito mi sono documentata sugli effetti terapeutici, ho seguito tutto quello che c'è stato quando c'era l'onorevole Lira Turco e quando è stato messo nel commercio anche Vedrocan, ero molto contenta, però ho dovuto sempre aspettare, cioè, ovviamente, e fare comunque tutti i farmaci che dovevo fare, l'interferone, i rilassanti, poi immunomodulanti. Fatto perché poi gli effetti collaterali di questi farmaci sono devastanti, specialmente di un farmaco che ho trovato, chemioterapico, e mi hanno dato questo chemioterapico senza informarmi anche degli effetti collaterali. Io non l'ho letto il bugiardino proprio per vedere se no, ero soggetta all'effetto placebo, ma non è vero proprio, l'effetto placebo non esiste su di me proprio. E quando ho visto che c'era morte improvvisa come effetto collaterale, che poi non è un effetto collaterale, perché non ci si può accorgere di Si sta questo che morendo. si sta morendo. È Co proprio cosa è successa? allucinante, cosa comunque che è successa, di sentirmi quasi sul punto di morte quando stavo collassando, Vicino a quella porta. sì, Beh. ed è stato proprio spaventoso. Mai avuto attacchi di panico come li ho avuti quando ho preso questo E ti ha farmaco, portato lì a che mi questi ha tremori? portato poi ad avere diciamo, dei problemi anche circolatori, secondo me, perché avevano dei dolori fortissimi che non sono causati dalla malattia.
sono usati dal farmaco e bisogna, lo dico io, il dottore mi dice che questi dolori sono causati dallo stato avanzato della malattia e nemmeno i film di paura mi fanno così, nei film horror non mi fanno così paura. È un terrorismo psicologico, Sì. come diceva Andrea Triscioglio parlando di Giovanardi quando dice che la canna distrugge le bambine. Cioè, il fatto stesso che il medico non ammette che un farmaco possa veramente danneggiarti, avere effetti collaterali che non puoi più, se ne sono tranquillamente uno stato avanzato della malattia quando poi Lucia è peggiorata di 20 giorni proprio in seguito al farmaco. Il fatto che i medici poi vai via, cosa che è contro la loro opinione, vai. Loro hanno studiato, loro hanno investito i soldi nell'università e tu sei un po' eretto che dici la tua, ma Eh sì, senza. qui si viene il discorso della libertà di cura e di terapia, no? Cioè l'importanza che anche il malato possa avere un certo grado di controllo comunque e di autodeterminazione sulle proprie stato di salute e che possa mettere bocca in qualche modo su quello che riguarda il suo corpo, perché se un farmaco gli fa bene o meno, dopo un po' di giorni, voglio dire, magari non subito, magari con tutte anche le informazioni, al medico sta dando un'informazione corretta. Poi, dopodiché, sta anche un po' al malato, è un diritto garantito, anche in Costituzione del resto, il fatto di potersi in qualche modo determinare nella cura. Mentre invece è vero quello che tu dici, non tutti naturalmente, però spesso da parte dei medici c'è un po' questo atteggiamento di superiorità, per cui lo sanno loro cosa è che ti fa bene, e se anche tu gli spieghi con molta anche dovizia di particolari e tutto, in che senso tu vorresti magari dosare meglio, cercare altri farmaci, eccetera. Si è trattato un po' con sufficienza e, come dici te, viene fatto anche del terrorismo psicologico, chiaramente non tanto per cattiveria, io penso, semplicemente per ignoranza, molto probabilmente. Non credo che sia un fatto che godono a vederti stare male, questo non lo penso. Magari è un fatto semplicemente di ignoranza e di cercare di tenere un potere in mano, che è il potere di farti stare bene o male, che è un bel potere, insomma, su una persona. E quindi praticamente Lucia, quello che capisco io, ti è cambiata la vita da quando hai scoperto questo farmaco, la cannabis, a te. Sì. Ma anche sì, infatti nel 2008 sono andata ad Amsterdam per testare le varie tipologie di cannabis che ci potevano essere per la mia malattia. E effettivamente i risultati sono stati miracolosi. Ho potuto notare che ho fatto chilometri a potesse succedere qualcosa per la quale potessi anche accedere in Italia tranquillamente a questa terapia. Poi tranquillamente non è proprio che si accede. Io per questo mese ho iniziato a prendere 2 grammi che finalmente mi tengono coperta per tutto il mese. Quindi adesso tu hai trovato un medico che ti fa le ricette regolarmente. Ho dovuto cambiare ospedale, adesso Cambiato il centro. prima andavamo a Casarano, a 8 km di distanza, adesso dobbiamo andare a Foggia, 400 km di distanza. Che comunque è Ma sempre la una cosa ricetta è positiva. ripetibile comunque. La ricetta è ripetibile Come? oppure ogni volta, ogni mese devi andare a fare 400 km per averla? Ogni mese, Ogni grazie mese? alle leggi. Grazie alle leggi, grazie a tutti quanti che ci permettono di avere la cannabis, però io con 800 km al mese con Lucia me li risparmierei, me li farei volentieri da solo e me li faccio se c'è bisogno. Però mi sembra un po' come tornare allo spacciatore, cioè nel senso, Sì, ma d'altra io parte cambio. se pensi che ci sono tantissimi malati che nemmeno hanno questa possibilità, però d'altra parte diciamo che è un percorso che abbiamo intrapreso nel 2007 e che siamo stati un po' i pionieri di questo tipo di battaglia, naturalmente. Pensa che ce ne sono tantissimi in altre regioni, perché a me scrivono tutti i giorni persone disperate perché non hanno proprio maniera, nemmeno facendo 800 km, che magari li farebbero No, ma pure, non riescono ad averla. E tu te lo paghi il farmaco, Lucia? Te lo devi pagare da sola o ti viene dato gratis? no, è passato al Servizio Sanitario Nazionale. E Ok, quindi, quindi no, questo. scusami, Servizio Sanitario Regionale, perché è approvato nella Regione Puglia la delibera nel 2010, è stata approvata
E quindi nel 2011 ho potuto accedere Sì, infatti il livello regionale è importante proprio per questo, perché comunque sono le regioni che poi possono fare leggi che riguardano la sanità, perché la sanità è delegata alle regioni e quindi sul fattore economico è fondamentale che venga inserito nel prontuario terapeutico regionale, perché è l'unico modo nel quale poi si può avere senza spendere, perché altrimenti i costi sono altissimi. Oh, vabbè, sono Sì, 1.000 euro al mese, no? ma non mi preoccupo di chi se è regionale o nazionale, basta che ce l'ho il farmaco E chi ce l'ha e che ce fatta? l'abbiamo e che l'abbiano anche gli altri, perché poi mi metto nei panni delle persone che sono costrette a sopportare dei dolori allucinanti che proprio non ti fanno spostare dal letto. Io sono stata in queste situazioni quando mi è capitato quei giorni di stare senza farmaco, è proprio indescrivibile la situazione. E comunque scusami Claudia, ma Dimmi. l'atteggiamento che si ha nei confronti della malattia, quando si fa per esempio l'interferone o queste cure, è sempre un atteggiamento di sottomissione, è sempre lei che va avanti, lei che ha il potere. Mentre con la cannabis invece ci si mette così e si dice, beh, allora adesso vediamo chi vince. Che È bella, così. bene. Certo, quindi bene, ci mancherebbe. No, io parlavo del livello regionale perché comunque per poterlo garantire a tutti in Italia la strada da fare è passare attraverso le leggi regionali, perché il fatto che sia stato messo in tabella, come vediamo, in realtà non ha risolto un accidente, perché poi l'Italia sarebbe sì e no in 20 a riuscire ad avere il farmaco e ci sono migliaia di malati. Di queste migliaia magari non tutti si potrebbero curare con la cannabis, perché non è che tutti, a tutti fa l'effetto positivo che fa a te, però una buona percentuale in ogni caso, che sembra che vada oltre al 50% secondo gli ultimi studi, potrebbe avere degli effetti positivi se non altro sulla sintomatologia, e quindi questo sicuramente non è poco. La strada attraverso la quale passare è obbligatoria è quella delle leggi regionali, per quello ti parlavo del livello regionale che è importante. È importante che anche, tra l'altro, visto che la Puglia è già così avanti, nel senso che ha già fatto la delibera, potrebbe essere una regione che si muove anche lei per fare una legge regionale che metta proprio definitivo questo diritto di accesso del farmaco. Ma te come mai resti anche 2 giorni senza? Com'è che succede questo fatto che tu rimani senza? Quando ci sono i dolori non si possono programmare, non si possono misurare in grammi o in milligrammi o quello che vogliamo, ma purtroppo se ci sono i dolori il dosaggio deve essere aumentato. E il Certo. problema dell'aumento del dosaggio riguarda, cioè se io adesso oggi aumento da 2 grammi a 2 grammi e mezzo, faccio la richiesta per 2 grammi e mezzo, devo aspettare 3 mesi per far sì che mi arrivi la copertura di 3 mesi. E quindi mi è successo col grammo, perché quando facevo 1 grammo pensavo di stare bene per tutta la giornata, ma in realtà non mi bastava e quindi ho dovuto aumentare. Specialmente quando è aumentato il freddo quest'inverno e quindi aumentavano diminuiva la stabilità nella deambulazione, quindi iniziavano a camminare più e quindi rimanevo questi giorni perché poi dicevo sì, va bene, però non mi muovo e sto fermo. E Certo. la ripresa poi dopo. Il fatto che agisca, poi sto bene per una settimana e poi
poi lo finisco e sto 15 giorni senza avere un punto, oppure sto 5 giorni senza, 5 giorni, ma anche un giorno, non si può interrompere la terapia, non si può proprio. Certo, sono d'accordo. E cos'è quella cosa che tu ci raccontavi durante la conferenza stampa? Hai raccontato di una sensazione, non so se è una sensazione, se proprio te lo dicono chiaro, che ti trattano come se tu fossi drogata in qualche modo. Te hai manifestato questo disagio di sentirti in qualche maniera, mentre è normale che qualunque persona malata che prende dei farmaci abbia desiderio e anche a volte proprio il terrore di rimanere senza, e questo è considerato normale da tutti, perché nessuno si azzarderebbe a dire a un malato che prende dei farmaci, per esempio, dopo un infarto, no? Nessuno ci penserebbe a dirgli sei un drogato perché vuoi farmaci anche domani. Invece in questo caso ti viene anche, ma da chi ti è stata, da chi l'hai sentita questa percezione di essere giudicata drogata? Sono andata a chiedere ai neurologi quando finivo il farmaco giorni prima, io andavo a chiedere la prescrizione giorni prima e loro mi hanno trattata proprio come mi hanno detto ma noi ce ne andiamo in carcere, Beh, noi no. non possiamo fare la richiesta, Madonna, no. noi, mi ha Dopo la detto il mano. mio mi hanno detto che mi devono controllare i livelli dei cannabinoidi nel sangue. Cosa proprio? Sì, cose da pazzi. Vabbè, ho capito, Immaginate. sì, una cosa folle, veramente. Come se questa terapia, come se questo farmaco io, anziché prenderlo solo io, lo dividessi con altre persone, o non lo so, come se vado a dirgli dammi un Certo, cosa, altro po'. discorso che poi infatti non viene fatto per dei farmaci che sono per esempio dei psicofarmaci, che pure sono anche sostanze molto più forti e che possono più facilmente indurre una dipendenza, però nessuno si sogna di dire a una persona che va a chiedere l'ulteriore ricetta di psicofarmaci, che è un drogato, che bisogna controllare i livelli nel sangue, no? Non è mai considerata questa cosa, eppure sarebbe anche più pertinente casomai qualche volta sul fatto degli psicofarmaci. Veramente, Senti. perché gli antipirettici potevo andare a comprarli quante boccette volevo, cioè potevo andare a prenderli senza anche prescrizione medica. E se volevo, facevo tanto 1,81 euro costava. Senti, ma te gli effetti collaterali che tu potresti segnalarci rispetto alla cannabis, esistono degli effetti collaterali anche minimi, voglio dire? Per esempio, mi chiedevano in chat se è vero che produce una perdita delle capacità di memoria, risulta questo a te? Allora, gli effetti collaterali, la memoria e il cervello funziona, cioè il cervello mi funziona. Anzi, quando sono stata senza farmaco, il cervello faceva, l'encefalogramma era piatto, mi sembrava quasi piatto, con 100.000 pensieri, non si riesce a pensare a niente. Passa tutto in secondo piano con i dolori, con quei dolori. Certo. Effetti collaterali, te lo dico subito. Allora, fame, fame, poi leggera follia. Andrea è una secca, Andrea Piscio della chiamata secca, sì. 2 giorni di... Sì, perché sono facile da spostare, dice, no? Perché sono molto. Poi come effetti collaterali altri sono dormo bene la notte, questo è un effetto collaterale proprio allucinante. Poi Terribile. i dolori sono assenti, un altro, cosa posso dire, nelle funzioni anche sfinteriche, diciamo, va tutto bene. Cos'altro? Dimmi qualcosa. Io non ne ho effetti collaterali, devi No, raccontare. effetti Stai collaterali facendo che una schiera di effetti collaterali che sta facendo paura sicuramente a chi vorrà intraprendere questa nuova terapia. Quindi, se volete stare bene, Senti, ma te prendi soltanto il Bedrocan o comunque continui a fare uso anche di altri farmaci?
altri farmaci no, cioè come terapie convenzionali per la sclerosi multipla. Però sto prendendo un farmaco, per esempio, vasoattivo, che non c'entra con la sclerosi multipla, solamente che mi aiuta a tenere la circolazione, il microcircolo mi riattiva e quindi mi fa passare quei dolori a livello muscolare che sono proprio spaventosi e non dipendono, secondo me, non dipendono dalla sclerosi multipla. Quindi non c'è solo quello da combattere adesso. C'è anche l'effetto collaterale di altri farmaci, che secondo me è sicura, quelli ci sono. Però l'importante è trovare la soluzione, quindi io l'ho trovato. Bello. E quindi comunque te da questa gita a Roma hai conservato un ottimo ricordo. Ti vedo, ti ho sentito entusiasta di questa. Ti ho visto anche la fotografia con i carabinieri, era fantastica la fotografia con i carabinieri. Con te, Grazie, l'ho Fabrizio, voluta io. Andrea e con i tre carabinieri, bellissima. Com'è andata quella foto? Con loro, con i carabinieri, erano Sì, com'è andata persone. la vicenda? Uno era di Minervino, era vicino, erano proprio delle persone tranquillissime. Ma si vede dalla Loro ci foto, sono. sono sorridenti, tranquille. Ma voi avevate il farmaco in mano, cioè loro si sono resi conto bene di che cosa eravate andati a fare a Roma. Sì. Era possibile che io usufruissi del farmaco vicino a loro, e loro di sì, Fantastico. tranquillamente. In più c'era uno di loro che aveva la suocera con la sclerosi multipla e gli ho consigliato, siccome ha detto che ha molti dolori e che comunque non stava bene, mo sul serio, io gli ho detto: guarda, che non ti stiamo dicendo una stupidaggine, qui hai i testimoni davanti, e si sono interessati molto alla faccenda e abbiamo Ma visto non è che l'auto volevano in mano. fare un tiro anche loro? Non Non è glielo che abbiamo vanno chiesto un chiesto. tiro? No, siamo stati maleducati. Un tiro Probabilmente per... hanno pensato male di riuscire a È vero, scoprirlo. dobbiamo ritornare. Dobbiamo Sì. ritornare. Comunque li salutiamo con affetto perché erano veramente Sì, bravi. Si è vista l'umanità proprio delle persone, veramente. È vero. Certo. Infatti non sempre, non tutti sono uguali nelle categorie, non tutti hanno lo stesso atteggiamento e molto spesso devo dire anche nelle disobbedienze civili che abbiamo fatto, uno l'ho fatta anch'io anni fa insieme a Rita, spesso ci siamo trovati di fronte a un atteggiamento molto comprensivo, anzi di plauso da parte delle forze dell'ordine, perché molti di loro, non tutti, ma molti di loro si rendono conto benissimo che le loro energie sono sprecate in questo continuo dare la caccia. Non soltanto per i malati, ma anche per i ragazzi, questo continuo andare a frugare negli zainetti, nelle tasche dei ragazzi, in fondo è un'attività che poi alla fine non combatte la criminalità, anzi, casomai al contrario, ce ne sono tanti che se ne rendono conto, non è che sono tutti. Poi chiaramente se li viene ordinato di farlo, lo fanno, ci mancherebbe, sono pagati per quello, per cui lo fanno. Però in tanti non sono d'accordo con questo, con la legge vigente, io con tanti ho parlato ed è così in effetti. Senti Lucia, ora ci mancano 3-4 minuti. Vuoi andare te a ruota libera? Vuoi raccontarci ancora qualcosa? Libera. Allora, Vai, io come ti va? ringrazio grazie a tutti, tutte le persone presenti quel giorno alla conferenza, ringrazio te, ringrazio Rita Bernardini, ringrazio come dico tutti in 3-4 minuti. Sì, a voglia, sono 4 minuti, poi dirci tutti. Sabina Webby, C'era Mina Webby, c'era Marco Perduca, Marco Pannella. Marco Pannella, È stato c'era, un onore è per noi stato un comunque onore. conoscerlo, veramente. Poi, Aspettiamo di tornare per vedere a che punto stanno, magari veniamo con infatti, Andrea per vederle di per persona. vederle, sì, dobbiamo venire. Poi, cosa posso dire No, ti altro? lascio sola, vai. No, non mi lasciare sola, aspetta. No, non la lasciare solo. No, se volevi dire qualcosa, magari poi dopo, quando finisce la trasmissione, dici, oddio, volevo dire quella cosa e non l'ho detta. Hai il tempo di No, fartela venire in no. mente tranquillamente. A Giovanardi voglio dire qualcosa. A Brava, Giovanardi capitano voglio Raffaello dire. Giovanardi. Voglio dire che mi pare.
Mi farebbe piacere avere un dialogo con lui in persona, se vuole, proprio raccontare tutte le difficoltà che una persona è costretta a vivere, una persona che ha dolori così forti non riesce a pensare ad altro, non riesce a... Serve un aiuto, comunque passa tutto in secondo piano, passa tutto. E Quindi l'esame di coscienza. sì, dovremmo pensarci, dovrebbe pensarci, signor Giovanardi, Al proprio danno che ha fatto. al danno che ha fatto con la legge, con quella legge. Certo, anche se lui ti risponderebbe che lui è sempre stato assolutamente d'accordo col fatto che i malati possano usare questo farmaco, perché lui questo sostiene, no? Che naturalmente non vuole che sia usato l'argomento della cannabis terapeutica come mezzo ponte levatoio per l'antiproibizionismo, naturalmente questo no, che però lui sul fatto che i malati lo usino, per carità, assolutamente non ha niente da dire, e questo ce l'ha scritto anche in diverse occasioni. Poi in realtà non è del tutto così, perché poi la demonizzazione appunto della pianta fa sì che poi ci sia anche la difficoltà, tant'è vero che pure un neurologo, che pure dovrebbe essere una persona che un attimo a cognizione di ciò che fa, ti tratta come se tu fossi una drogata, e questo deriva da una mentalità che la legge di Quirino Giovanardi certamente ha contribuito a diffondere. Te sulla coltivazione domestica, che cosa ne pensi, Lucia? Sul fatto che un malato possa coltivarsi da solo e curarsi da solo con le sue piante, te cosa ne pensi? Magari un malato potesse coltivarsi le piante per non stare comunque legato a questo dosaggio che è proprio è demotivante, il fatto che io devo sempre centellinare, sempre stare attenta a quello che consumo, se i miei dolori sono più forti di 2 grammi, allora anche io in grammi, magari i miei dolori sono 3 grammi, sono 5 grammi, non lo so. Certo. E quindi sarebbe proprio una cosa positiva Qua c'è il se... sole. Poi qua c'è il sole, noi abbiamo un clima ideale per farle all'aperto, quindi... Certo, più dell'Olanda di sicuro. Non è che ci voglia molto, più dell'Olanda certamente. Tra l'altro in Olanda appunto le fanno a luce artificiale e Atalea, mentre invece la maniera naturale di coltivazione è col seme e con la luce del sole, naturalmente. No, una delle obiezioni che viene fatta al discorso della libera coltivazione domestica è che coltivando le tue piante tu non hai modo di sapere esattamente il contenuto in cannabinoidi della pianta, no? Per cui diciamo che ti devi regolare un po' da solo, però qui si ritorna al discorso di prima. Bisogna anche lasciare al malato che se ne voglia assumere la responsabilità, la capacità di autoregolarsi. Naturalmente poi se uno non se la vuole assumere è bene che abbia il suo farmaco dosato e come lo desidera. Però per chi se la sente di assumersi la responsabilità di un autodosaggio, alla fine dovrebbe essere più che lecito il fatto che possa esercitare questo diritto o questa facoltà comunque. Perché una persona può, un malato che è il miglior medico di se stesso, può decidere se, per esempio, mangiarla, se fumarla, se Certo, vaporizzarla, più certo. volte al giorno e quante volte vuole. No, quando vengono dolori è quella la soluzione, quindi io Sì, infatti, la... guarda, io mi ricordo sempre, non so se tu l'hai conosciuto, Pino Cucci, che è stato anche lui, ora adesso non c'è più, è stato anche lui un pioniere di questa battaglia. Lui, per esempio, non avendo mai fumato, si faceva fare i biscotti dalla compagna, dalla moglie, e mangiava i biscotti. Mi ricordo una volta mi raccontò che il suo dosaggio era tipo ogni 6 ore, qualcosa del genere. Lui mangiava ogni 6 ore questi biscottini, però in occasione della dose di mezzogiorno i dolori gli cominciavano verso le 11:30. E allora lui aveva imparato, pur non avendo mai fumato, a fumarsi un piccolo spinello alle 11:30 per riuscire ad arrivare poi alla dose di mezzogiorno da quella che assumeva per via alimentare. Per cui c'era un'autoregolamentazione da parte sua. Infatti, ma ognuno poi,
può autoregolamentarsela come vuole. Tanto già c'è la malattia Intanto che è già, autoregolamentata, avevo pure quella, dai. Ma basta. certo. Vent'anni ho iniziato a combattere con una cosa molto più grande di lei, anch'io ero a fianco a lei, e insieme andremo avanti in questa battaglia di sicuro. Quindi orgogliosi di essere Belli. tra i pionieri di questa cosa. Belli. Ragazzi, allora a questo punto una mezz'ora l'abbiamo fatta. Io sarei per salutarvi, se hai qualcos'altro di pure, eh. Vai pure, se vuoi. Devo dire una cosa che ho dimenticato, Claudia. Vai, 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 tranquilla. Ok, vai. Sì, l'ho dimenticata. La memoria, ecco l'effetto collaterale che chiedeva la signora prima. Probabile che sia questo. Guarda, non ti Questo preoccupare, che tanto ne possiamo fare un'altra volta e aggiungiamo quello che manca. Non c'è nessun problema. Allora, grazie. Grazie, vi dico solo grazie tanto e niente, e speriamo che quando ci risentiamo e facciamo un'altra trasmissione la battaglia sia andata ancora più avanti e che ci siano già delle buone notizie anche da altre regioni dell'Italia. Va bene? Siamo. Ciao ragazzi. Donato, riprendi pure la linea. Grazie. Ciao.